ringrazio che siete venuti qua a questo incontro con i candidati per la zona, municipio, municipalità, nuova realtà che viene creata. Da questa parte vedete tutti i rappresentanti del Comitato per la Sicurezza, ed è un momento in cui sarà interessante confrontarsi su quelli che possono essere i futuri programmi. Noi siamo una realtà in questa zona che è un'attività produttiva e ci teniamo particolarmente che si sviluppi una sensibilità forte anche sulla sicurezza, perché quelli che sono i nostri clienti, abbiamo proprio avvertito nel passato che soffrivano di questa mancanza di sicurezza, di questo degrado che si sta sviluppando sul territorio, che non è ancora un degrado, ma è una tendenza che i presenti vogliono contrastare. Quindi si è costituito questo comitato grazie all'impegno di questi rappresentanti che sono qui al tavolo, e quindi questo confronto è importantissimo per capire nei prossimi anni, nei prossimi brevi anni, cosa si può attivare sul territorio. Pino ha già individuato una serie di tematiche su cui concentrare e non disperderci sulle varie proposte, quindi passerei un po' ai temi, no, che ci stanno a cuore. Vi ringrazio tutti quanti per la vostra partecipazione e do la parola a Pino Castro, il papà del comitato, il babbo del comitato. Io vi ringrazio tutti di essere venuti, non mi aspettavano questa partecipazione. Ringrazio il dottor Ghiraldi che ha aperto i lavori, perché il dottor Ghiraldi è un po' il nostro mecenate. Io lo devo dire a tutti, lo devo dire. Ah, siamo una realtà che qua è una realtà, oltre ad essere una realtà produttiva all'interno del quartiere, è anche un abitante del quartiere, e l'idea di costituire questo comitato quando arrivò ci diede la forza di andare avanti. Non sapevamo dove andare, cosa fare, e disse: vi ospito io. fino a quando non diventate maggiorenni, grandi, eccetera eccetera, questa sede è a nostra disposizione, e quindi voglio ringraziarlo davanti a tutti perché ci dà la possibilità di camminare, ci dà la possibilità di essere. Questo incontro con voi è molto importante, mi riferisco ai candidati presidenti, è molto importante perché a dire adesso alcune cose proprio sotto la campagna elettorale, credo che successivamente, per un problema di serietà anche personale, le cose che si dicono adesso non devono essere cose tanto da campagna elettorale, le dico tanto per dire, per prendere qualche voto in più. Non so se qui si sposteranno dei voti, però comunque credo che è molto importante che voi, le cose che direte voi, perché poi domani chiunque sarà il presidente, noi ci confronteremo e diremo: quella sera mi hai detto così, adesso cambi idea. E quindi preferisco stasera che si dite no, non si può fare, e non che va bene, va tutto bene, madame la marchesa, come si dice. Salve a tutti, sono Benvenere Michele e sono candidato per il Movimento 5 Stelle. Sono degli attivisti di questa zona, a Vedova di Angheria. Il nostro gruppo si ritrova circa una settimana con i cittadini che vogliono imparare dei problemi che ci sono nella zona. In particolare da noi sono anche passati, per esempio, problemi alcuni membri di altri comitati, con quello di Via Salomone per esempio, e altre persone che abbiano in questa zona vedevano, notavano problematiche varie. Mi chiamo Paolo Bassi, sono candidato per la coalizione di centrodestra, i 5 partiti che sostengono Stefano Parisi, e ho una discreta esperienza alle spalle in consiglio di zona, dove
fatto un po' di tutto negli ultimi anni, tra cui anche il vicepresidente durante l'ultima amministrazione di centrodestra 5 anni fa. Loredana Bugatti, attuale presidente del Consiglio di zona dal 2011, ricandidata come presidente di municipio per la coalizione di centrosinistra che sostiene Beppe Sala sindaco. In questi anni ho avuto in prima persona la delega alla sicurezza. Quello che posso dire è che se saremo rieletti noi sicuramente continuerò a tenere questa delega in prima persona. Mi chiamo Draghi Fabrizio, sono candidato per la lista Milano Comune che sostiene Casilio Rizzo come candidato sindaco, sono un consigliere uscente, ho fatto 5 anni di esperienza, la mia prima esperienza in consiglio di zona, abito via Lungheria, anche se forse dalla parte opposta dove abita il collega di 5 Stelle. Ringrazio intanto dell'invito e sono qua come tutti gli altri a rispondere alle domande, per cui immagino che siate anche voi come dire, pronti a farci le domande, per cui presentazione brevissima. Vabbè, io procederei in questo modo. Io informo tutti che ho inviato ai candidati presidente le domande che sto per fare, quindi tutti i presidenti le conoscono. In modo che le risposte siano risposte rapidissime, dandovi poi la possibilità magari dopo le 5 domande di, se volete, allargare un po' il vostro intervento su politiche più generali che intendete fare. Il passaggio da zona 4 a municipio 4 non è solo un fatto nominalistico. Alcune competenze, come ad esempio la gestione del territorio, passa dal comune al municipio. Il nostro comitato giudica questo positivamente, in quanto pensa che potrà essere possibile sottoporre direttamente al presidente del municipio problemi relativi alla sicurezza e alla vivibilità che vengono evidenziati dai cittadini del quartiere. Questa è la premessa, la domanda. Credo che sia la più importante. Che tipo di rapporto intendete avere con il nostro comitato? Come ho detto, rappresentativo dei residenti del quartiere Forlanini, che ritiene il comitato di essere un interlocutore sociale e che intende confrontarsi con voi per individuare strumenti anche preventivi per il miglioramento della sicurezza, della legalità e della vivibilità del quartiere. Come 5 Stelle noi riconosciamo il ruolo dei comitati e di tutti quei, diciamo, quei momenti di ritrovo dei cittadini che attivamente e consapevolmente, per il bene della zona, della via, del posto in cui abitano, ravvedono un problema, come voi per esempio l'avete visto, no? Può essere la delinquenza, può essere qualsiasi cosa, anche la più banale, no? Però se c'è un vero problema, il cittadino se ne accorge e si radura per dibattere, è bene che qualcuno lo ascolti. Secondo me 5 Stelle nasceva in questo senso. Quindi i comitati, come il vostro, fanno un ottimo lavoro, è giusto consultarli, verificare con i loro piani di risoluzione e cercare di mettere in pratica con i vari, diciamo, con i propri staff. E noi quello che facciamo con gli attivisti sono proprio cittadini che vivono in un quartiere come il nostro, nella zona. C'è un problema che magari dal basso, per farlo sentire, come si fa? Bisogna prima ci si ritrova, poi se c'è un certo numero di persone, quindi è un problema evidente che sarebbe meglio metterlo a posto, lo si trova e lo si porta alla discussione da noi in riunione al momento. Io faccio un passo indietro sulla premessa. Io penso che sia opinione condivisa da ciascuno di noi che il passaggio da zona a municipio fosse una riforma auspicabile e auspicata. Del resto tutti quelli che si sono impegnati nella parte decentrata del Comune di Milano non possono che vedere di buon occhio e auspicare un cambiamento di questo tipo. Bisogna però essere onesti nell'affrontare la questione. Allo stato attuale è cambiato solo il nome. Siamo di fronte a una scatola completamente vuota, che deve essere riempita.
Certo, c'è l'elezione diretta che dà più lustro alla funzione, alla carica del presidente, ma allo stato attuale noi andiamo a eleggere un'istituzione, un organo i cui poteri sono effettivi, qualcosa di assolutamente aleatorio, perché c'è un bel regolamento che se però non viene riempito di denaro, soldi e di personale, rimarrà lettera morta e il futuro ormai prossimo municipio 4 di Milano somiglierà tremendamente al vecchio consiglio di zona 4 con tutti i deficit del caso. Questo è secondo me un punto fermo incontrovertibile da segnare. E quindi sicuramente il prossimo mandato sarà un mandato da un lato affascinante, perché si inizia un percorso nuovo, ovviamente, dall'altro difficile, rischioso, anche perché sul tema del decentramento, appunto, anche nel recentissimo passato si erano spese un po' troppe promesse che poi sono rimaste tali, no? Tant'è che addirittura abbiamo avuto per qualche anno un assessore che poi addirittura è stato tolto dall'amministrazione uscente per arrivare per l'appunto a una riforma fatta l'ultimo consiglio comunale utile del mandato amministrativo, quindi nell'arco di 5 anni si è arrivato all'ultima seduta del consiglio comunale. Ciò detto, e questa era la promessa, rispondo e penso anche in questo caso di non dire nulla di molto diverso da chi mi ha preceduto e da chi seguirà, sul fatto che chiaramente il ruolo della cittadinanza attiva verrà presa non solo in considerazione, ma sarà parte integrante dell'amministrazione del municipio se vincerà la coalizione che rappresento. Tant'è che l'abbiamo messo come uno dei punti principali del programma elettorale e non soltanto di quello del nostro municipio, ma fa parte ed è un punto centrale anche del programma di Stefano Parisi. Sotto questo profilo c'è una grossa comunanza di vedute e di idee, e chiudo appunto trasferendomi la mia soddisfazione nel fatto che su determinate tematiche, soprattutto su determinate tematiche, con il nostro candidato sindaco abbiamo davvero una grande armonia, e io ho accettato anche di rappresentare la coalizione in questa sfida elettorale anche per quello, perché chiaramente in un'ipotesi ovviamente auspicata dal sottoscritto di vittoria, poi ho la consapevolezza che le cose si devono fare, quindi come diceva giustamente il presidente, non è che si possono sparare grandi promesse per poi essere magari smentiti tra pochi mesi, no? E quindi su determinate questioni con Stefano Parisi ci siamo messi proprio lui e i 9 candidati presidente dei municipi intorno a un tavolo senza nessuno vicino a fare 4 chiacchiere, a insomma guardarsi negli occhi vis-à-vis e mettere determinati puntini su lei. Quindi la partecipazione è un punto centrale. Noi la intendiamo però in una maniera molto chiara, non consultazione, semplice consultazione. Chi viene eletto, chi le istituzioni hanno l'onere e l'onore di rappresentare i cittadini e di prendere le scelte. Quindi sono le istituzioni che devono decidere le cose da fare. Per come intendiamo noi la partecipazione, la partecipazione deve avvenire prima che si arrivi a prendere una decisione, non purtroppo come è avvenuto troppo spesso nel recente passato, che vengono prese decisioni e poi si consulta la popolazione, la cittadinanza per trovare un accomodamento a posteriori. No, la consultazione e la partecipazione avviene prima, che si confronta il più possibile. Ovviamente si cerca di raggiungere un equilibrio, una mediazione, trovarsi il più possibile, e poi chiaramente chi deve prendere la decisione la prende. Non è concertazione,
è qualcosa di diverso, cioè non è che si deve prendere la decisione insieme, se ne parla, si cerca di sviscerare il più possibile la questione, oggetto del dibattere, si assumono i suggerimenti, le critiche, e poi chi deve decidere decide. Per quanto riguarda la premessa del collega sul discorso dei municipi, concordo assolutamente che sono da costruire i municipi, è una cosa che ci siamo detti tutti, perché è stato già un grande lavoro arrivare a farli nascere, sappiamo tutto l'impegno che ci è voluto da parte del decentramento, proprio come impegno per riuscire a vincere questa sfida che non era per nulla certa, nonostante fosse nei nostri programmi, perché sappiamo che ci sono grosse resistenze a livello centrale, soprattutto amministrativo. Adesso chi arriverà avrà l'arduo compito di prendere quello che è stato costruito sulla carta e renderlo vero, e questo dipenderà sia da chi governerà nei municipi sia da chi governerà la città, ovviamente, perché la volontà ci vorrà da tutti. Sicuramente uno strumento importante che è stato posto perché ci sia un vero controllo costante sull'evoluzione dei municipi è l'osservatorio dei municipi, che prevede la partecipazione dei 9 presidenti di municipi con i dirigenti del comune, quindi il direttore generale e altri dirigenti da lui indicati, dove passo passo, le riunioni sono previste ogni 3-4 mesi, si procede nel realizzare davvero l'autonomia del municipio. Questa è una cosa fondamentale, quindi sì, è una sfida che avrà chi di noi governerà questa, renderla reale, anche perché altrimenti sarà un vero fallimento per tutti, compresa la città metropolitana, perché se falliscono i municipi fallisce anche la città metropolitana. Per quanto riguarda invece il discorso del rapporto col vostro comitato e di come lo riconosceremo se verremo eletti noi della coalizione che io rappresento, ovviamente il rapporto sarà assolutamente come è stato in questi anni. Io personalmente, seguendo la sicurezza, ho avuto rapporti diretti con tutti i comitati che seguono questi temi, alcuni li ho anche un po' affiancati nella nascita, e devo dire che il vostro è uno dei più preziosi perché è quello nato più di recente, ma è quello che davvero conta tante persone che vogliono esserci, vogliono partecipare e vogliono contare, perché in zona 4 comitati ne abbiamo tanti, ma purtroppo spesso si riducono alla fine davvero a persone che si contano sulle dita di due mani e che si ritrovano molto sole in quello che rappresentano, perché non riescono ad avere dietro chi vive nei loro quartieri. Invece voi so che avete un bel seguito, voi stessi siete in tanti a partecipare ad esserci, quindi è importante. Il mio concetto, come avete sperimentato direttamente in questi anni, è quello sul tema della sicurezza, della condivisione assoluta. Cioè, l'istituzione su temi che sono più vicini a chi vive il territorio, dal mio punto di vista, non deve essere un puro tramite, non può essere chi raccoglie le segnalazioni e le gira poi sollecitando, ma deve essere assolutamente nei vostri confronti responsabile di quello che porta, che propone o che comunque raccoglie sul tema della sicurezza, a fianco di chi la sicurezza la pratica davvero nei suoi compiti, quindi con le forze dell'ordine, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, con la Polizia Locale. Come sapete, è stata fatta la consulta della sicurezza, era un esperimento che in questi tre anni, 15 incontri, ha dato dei risultati a volte che possono sembrare non così concreti, perché sono stati nella sostanza un avvicinare davvero le forze dell'ordine ai cittadini. Quindi sì, si sono viste risposte su alcuni temi che sono stati proposti nella consulta, ad esempio in un quartiere c'era un tema di un bar che creava molti problemi, le forze dell'ordine lo sapevano ma non intervenivano in modo pesante perché non lo consideravano una priorità. Dopo il confronto diretto con i cittadini hanno verificato che invece per chi viveva era la priorità quel bar, nonostante ci fossero altri problemi.
Ecco, questo è uno dei primi scopi della consulta, far verificare direttamente chi vive tra i vari problemi che ci sono, cosa sente come priorità. Poi creare un rapporto diretto, quindi tra i comitati e le forze dell'ordine, anche indipendentemente dalle istituzioni, perché a volte ci sono temi e momenti in cui, se ci si può rivolgere come comitato direttamente o al commissariato o alla stazione dei carabinieri, può dare un risultato più veloce e immediato. E poi sicuramente anche un continuo rapporto tra chi gestisce il territorio e chi lo vive, oltre che le forze dell'ordine. Su questo, ovvio, la sicurezza è un tema che è più diretto su chi la sicurezza sul territorio la fa. Per noi la responsabilità è più quella della gestione, dell'evidenziare i problemi e dell'individuare quali possono essere le modalità per risolverli. Velocissimamente, anche perché per quanto riguarda il passaggio dalle zone ai municipi, condivido anch'io le critiche. Sono ottimista perché comunque ci si è dotati almeno di un regolamento, dobbiamo riempirlo. È chiaro che quello che farà la differenza sono i soldi e soprattutto il personale per poter essere effettivi. La domanda era diretta, la risposta diretta, è chiaro che tipo di interlocuzione si vuole avere nel caso io diventassi presidente del municipio. Di confronto, naturalmente, così come avviene quotidianamente con tutti i comitati esistenti nella zona, è stato citato il comitato Salomone, ce ne sono altri, la zona 4 è enorme, sono 180.000, 160.000 abitanti, quello che è, magari altri comitati sorgeranno, altri non moriranno, la partecipazione purtroppo non è sempre costante, c'è molto l'effetto delega, noi lo sappiamo. E per quanto riguarda appunto il confronto deve essere continuo, deve essere continuo, naturalmente non riguarda solo i comitati in quanto tale, se no espropriamo i cittadini della possibilità di parlare, di essere anche ricevuti singolarmente. Quindi quello che dico io, sia i comitati come fonte di espressione, come fonte anche di pressione giustamente per la difesa di alcuni di interessi nel senso positivo, non parlo di lobby, tanto per precisare, ma per quanto riguarda anche le istanze, le domande, le lamentele che vengono fatte dai singoli cittadini. È chiaro che non può essere l'istituzione municipio di zona l'unico interlocutore, ma l'unico interlocutore che può agire sinceramente sono le forze dell'ordine in collegato con altri. Quindi è chiaro che se i comitati si rivolgono direttamente alle forze dell'ordine, le forze dell'ordine mettono nella condizione i comitati di essere in interlocuzione con loro, questo velocizza i passaggi e alleggerisce anche tutta una serie di operazioni.